Siamo sulla motovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Porto Palo alla CP271. Come vedete ci stiamo avvicinando ai due barconi, alle due motovedette, in particolare una della Guardia Costiera, l'altra è un pattugliatore della Guardia di Finanza, che hanno già trasbordato i migranti che sono in arrivo, sono arrivati dalla Siria e che approderanno tra poco, sarà l'ennesimo sbarco lungo le coste orientali della Sicilia. Stiamo seguendo in diretta questo sbarco, ricordiamo sono gli ultimi 99 che stanno per arrivare in Sicilia, ci sono 25 bambini, 8 donne, tutti gli altri sono uomini. Si tratta di una lunga navigazione anche per loro, come già avvenuta per le altre persone che sono arrivate negli scorsi giorni lungo le coste della Sicilia, ma sempre più frequente rimane il fenomeno delle navi madri, cioè partono con dei barconi dalle loro coste, in particolare questi saranno partiti dalla Siria, ce lo racconteranno se vorranno al loro arrivo. Vedete, stiamo incrociando proprio ora la CP302 della Guardia Costiera e già potreste anche vedere, chiediamo all'operatore di zoomare proprio sulle immagini della motovedetta se si riesce ad incrociare. Comandante, credo che ci stiamo affiancando, giusto? Sì, mi conferma, stiamo praticamente affiancandoci alla Capitaneria, alla Guardia Costiera, alla Capitaneria di Porto di Porto Palo, con alcuni migranti a bordo siriani. Quelli che vediamo, Gianluca, sono tutti quanti uomini, 99 in tutto, e ora ci stiamo già dirigendo, comandante Bruno, me lo conferma, verso il porto, quindi stiamo rientrando, 99 persone, le ultime di questo sbarco. Ricordiamo che negli scorsi giorni c'è stato cattivo tempo e quindi si erano per un paio di giorni interrotti, ora si è ripreso. Oltre alla Guardia Costiera sta partecipando a questa operazione di salvataggio dei migranti anche un pattugliatore della Guardia di Finanza. L'avvistamento è avvenuto con un aereo della Marina Militare e poi durante la notte sono stati scortati nell'ambito del programma Frontex di tutela delle frontiere internazionali in mare da un pattugliatore, in particolare questo pattugliatore rumeno, e poi iniziata la scorta fino al trasbordo che è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30. Ora l'ultima fase e poi lo sbarco nel porto di Porto Palo, dove ci saranno chiaramente gli altri uomini della Guardia Costiera, ci saranno anche gli uomini della Guardia di Finanza, oltre al sindaco che proprio poco fa abbiamo ascoltato in diretta e che ci spiegava le difficoltà. Ritorniamo con le immagini proprio sull'ultima fase dell'approdo in porto della motovedetta della Guardia Costiera che stiamo vedendo. Su quella ci saranno più o meno 50 persone, mi pare di capire, giusto comandante? Sono circa 50 persone. 50-50, mi dice il comandante Bruno, che sta pilotando questa motovedetta della Capitaneria di Porto verso il porto di dove stiamo ritornando, e 50 sono invece su quelli della Guardia di Finanza. Io vi restituirei la linea, se sì, volete, Gianluca, e poi seguiremo lo sbarco quando, Tonia, saremo arrivati in porto.